Stavamo parlando di cibo, non me ne voglia, Iliana, tesoro, però fa parte sempre dell'accoglienza della nostra sicilianità. E abbiamo in diretta, beh, un attore strepitoso. Sono onorata. Buongiorno, È lo così presentiamo. luminoso che quasi quasi mi metto gli occhiali da sole. Ciao. Buongiorno, non so se mi sentite perché non Benissimo. sono. Forte e chiaro, Ah, diamo nome e ecco, bene, cognome. bene. Ma certo, abbiamo con noi Marcello Mazzarella. Non abbiamo Buongiorno, pubblico, ma buongiorno. l'applauso è Grazie virtuale. per questo invito. Un po' di siciliano lo parliamo, eh? Marcello, Sì, grazie ogni tanto qualche poco lo parliamo, sì. a te. Buongiorno e benvenuto a Radio In. Quale piacere, che bello, anche dico non per così per piacere, insomma, di No, elogiare beh. sempre la Sicilia. Venivamo, insomma, dalla promozione di Mare Festival e quindi parliamo sempre tema cinema, perché con IVA non possiamo fare diversamente. Sono monotematico. Ma è bello, insomma, parlare del cinema, della bellezza, di come, insomma, anche la nostra Sicilia a cielo aperto ci siano veramente dei set cinematografici, e spesso viene utilizzata la Sicilia. Sarà per il bel tempo? Ma Sto mi sembra scherzando, sto un po' scherzando. riduttivo. Parliamo di questo Sì. nuovo progetto. Beh, nuovo, diciamo, è un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Abbiamo avuto il regista Piero Messina 2 settimane fa che ci ha presentato questo lavoro che sta andando sulle reti Mediaset, che è L'ora inchiostro contro Già. piombo. E proprio Piero ci ha parlato della figura di Marcello Mazzarella. Ho detto assolutamente, io devo un po' come i Segugi ritornare sulle sue tracce e devo dirti che non è stato difficile raccogliere la sua disponibilità. È stato un po' complicato chiedere una sintesi dei suoi lavori, perché oltre a un centinaio di film di questo grande artista che fa onore alla nostra terra. Intanto volevo capire se sei in Sicilia o altrove, Marcello. Non si può dire. Sì, sono a Trapani, mi sono stabilito qui per diciamo, un piccolo periodo e per adesso mi sto godendo la città di Trapani. Senti Marcello, ma io ho letto che tu desideravi fortemente far parte di questo progetto che tra l'altro Monia ha avuto anche delle vicissitudini legate al lockdown, per cui riprese interrotte, poi riprese. Piero ha avuto un travaglio veramente notevole. Piero Messina è uno dei più giovani talentuosi e quindi ho letto che tu desideravi proprio che lui ti chiamasse nella serie. Ma io intanto avevo sentito parlare di Piero Messina molto molto bene da quando ero a Parigi e tutti mi dicevano, insomma, che era un regista estremamente talentuoso. Devo dire, quando mi è stato proposto il progetto, ero molto, molto felice di lavorare appunto con Piero per tutta una serie diciamo, di motivi che vanno diciamo, dall'affrontare un lavoro così un po' che ripercorre la memoria della nostra storia e anche dal punto di vista diciamo, tecnico perché lavorare con Piero è veramente quanto di più vicino alla mia sensibilità, diciamo, io potessi sperare. Questo è un aspetto importante, Monia. La direzione degli attori è comunque una capacità che tu acquisisci con il tempo. Se vai a vedere il film capolavoro di Piero Messina, che è L'attesa con Juliette Binoche, ti rendi conto di quanta cura ci sia nella ricerca delle immagini, nell'originalità anche, di un percorso artistico, no, Marcello? Sì, soprattutto Piero, diciamo, ecco, i registi intanto del lavoro sono tre, sono Piero Messina, che un po' dava un po' il tono a Alla tutto il supervisione, lavoro, tra l'altro. Stefano Lorenzi e Ciro De Miglio, quindi stiamo parlando comunque di tre registi importanti, registi di cinema, con una grandissima sensibilità. Certo,
Ritornando alla figura di Piero, la cosa che mi straordinaria di Piero è intanto che lui quando sta sul set è veramente, non so, è un felino, come sette sensi, è vero, perché è vero. Ha una grandissima capacità di ascolto e una direzione degli attori che non è ordinaria, perché normalmente, sai, gli attori vengono trattati un po' come degli oggetti, preparano il set per una questione ovviamente di tempi e questo è comprensibile a volte, una dimensione così appunto un po' industrializzata del cinema, no? Preparano il set e poi arrivano gli attori, li siedono, parlate, ecco. Sì. Questo è più o meno quel disagio in cui l'attore si trova quando magari viene collocato in una dimensione che, come chiamano, diciamo, come chiama la scuola russa, si dice organica. Invece Piero Messina fa esattamente quello che tutti gli attori credo amino, cioè lui la mattina ti chiama, ti fa venire sul set, non sei ancora vestito, non sei preparato, ti fa provare la scena un po' come si fa in teatro, nell'ambiente, nella scenografia, dopodiché lui ti manda il trucco, e appunto alla preparazione del personaggio e da quello che è stata l'improvvisazione un po' degli attori sul set, lui riesce a capire dove mettere la macchina da presa e quindi da dove filmare quelle cose che gli attori stessi hanno un po' così stabilito, durante il periodo di confidenza con o di presa di coscienza, diciamo, delle battute, della scenografia. È e questo crea una dimensione appunto che, come i russi dicono e come molti registi non italiani fanno, quella dimensione organica in cui l'attore diciamo, si sente un po' più naturale, ecco. Naturale, ed è naturale che noi passiamo alla musica, perché non campirei questa vita con nessun'altra, come dici Ligabue, e questa è una domanda che porremo anche a Mazzarella. Ma ci vediamo. No. Buongiorno capitano. Buongiorno. Antonio! Antonio! È vero? E non ne sai meglio, eh. Ti ricordo che sono ancora responsabile di questo giornale. Se stai nascondendo un ricercato, io lo devo sapere. Dov'è? Io non ho fatto niente. Si fidi di noi. L'abbiamo visto tutti quello che è successo. Innocente o no, lui qui non ci può stare. Questo è un giornale, non è un'ambasciata. Io penso che le donne che non si amano più e che si rivedono dopo qualche anno, ebbene, penso che tra loro e noi c'è la morte. È come se non fossero più di questo mondo, perché il nostro amore non esiste più. Volete dire che sono morte? No. No, stavo solo pensando a tutte quelle domande che mi torturavano e che oggi ai miei occhi hanno perso gli interessi. Ad esempio? La sera in cui vi sorpresi a Champs-Élysées, a passeggio con un giovane uomo, a meno che non fossi una giovane donna. Se voi sapeste quanta infelicità mi provocò il vedervi, dicevo a me stesso, è finita, non la rivedrò mai più. Mi pare di ricordare. No, 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 non vi sforzate. Ormai non ne vale la pena. È questo che è terribile. Il dolore che provavo, per il quale potevo morire, non ha lasciato alcuna traccia. Mi vuoi bene? Che significa mi vuoi bene, Emma? Che non so se ti amo più. Ma che stai dicendo? Che significa non mi ami più? Emma, tu sei strana ultimamente.
Ma cosa c'è? C'è un altro? No. Perché non facciamo più l'amore? Non facciamo più l'amore perché non ci amiamo più. Parla per te. Io ti amo. Io ti amo, lo capisci? Ti amo, ti amo. Io ti amo da morire. Scusa. E adesso che facciamo? Che facciamo? Io me ne vado. Senti, forse è meglio che per un po' non ci vediamo, magari smetto pure col carcere. No, questo no. Emma, ho iniziato con te e voglio finire con te. È importante, Emma, lo capisci? Beh, Ligabue, ma nel frattempo credetemi che su Facebook abbiamo avuto modo di vedere dei trailer, degli spezzoni di film con interpretazione straordinaria. Tra l'altro, Marcello, abbiamo tantissima gente collegata in diretta in questo momento, sì, ho visto i numeri, poi magari leggiamo qualche commento. Come no, Monia. Sì, assolutamente. Però volevo dirti, quello che ci ha raccontato Marcello è una vera e propria lezione di cinema, permettimi, da tecnico e da addetto ai lavori, perché Marcello, noi l'ultima volta ci siamo incontrati ai cantieri culturali, c'era Pasquale Scimeca come coordinatore didattico al centro sperimentale ed è nata subito una grande simpatia tra noi, poi tu sei stato stregato dal percorso scimechiano, passami il termine, affettuoso ovviamente. È vero. Le tue interpretazioni sono veramente belle, però sicuramente hai apprezzato questo minuto e mezzo che ho tirato fuori dalla serie, dove tu vesti i panni dell'editore dell'ora, quindi hai un ruolo veramente importante, intenso, cioè hai il peso dell'attore, come si suol dire. Sì, è un bel ruolo, perché poi tra l'altro è un ruolo che nella storia si colloca molto bene, il fatto... intanto poi magari non vorrei essere troppo noioso nel, diciamo, non so, ecco, il vostro pubblico, quindi non vorrei essere molto anche, come dire, tecnico. Comunque certamente l'ora nasce come giornale dei Florio e quindi come giornale degli imprenditori che cercavano di dare una voce appunto alla categoria dei lavoratori del sud e degli imprenditori, e quindi questo personaggio, anche così, un po' con la barba, un po' ha un sapore un po' ottocentesco, è una figura di transizione tra una cultura appunto del passato e una cultura che si rinnova con i tempi che si rinnovano, con la mafia che in corleonese che appunto incomincia a aggredire Palermo e le cose cambiano appunto, e lui si trova in questa fase di transizione dove a volte non riesce a capire il cambiamento, ma poi quando appunto ne prende piena coscienza, insomma, farà di tutto per appunto aiutare i suoi collaboratori. Senti, Marcello, Moni ha avuto un sussulto quando abbiamo proiettato quel frammento capolavoro del 98 dove tu interpreti Marcel Proust nel film di Raoul Ruiz, e lei ha detto: io adoro Catherine Deneuve, che voglio dire, quella è stata un'operazione veramente incredibile. Incredibile, bellissima, vero, perché sì. Tu avevi debuttato 8 anni prima con Tornatore nel film Stanno Tutti Bene, poi hai fatto Nirvana con Gabriele Salvatores, e quindi andare a fare una produzione internazionale con un regista di questo calibro, io credo che quello sia stato veramente il tuo battesimo internazionale. Sì, è stato non solo il battesimo, è stato anche il miracolo, perché ero in una fase in cui a Roma
ero veramente, insomma, stremato dai sacrifici di sostenere appunto una carriera che stava prendendo forma. Quando arrivò Raul Ruiz e a Cinecittà, io andai a fare questo provino con un vestitino nero, così con i capelli pettinato un po' come Proust, con il bastone. Lui mi guardò in faccia e vidi questo uomo che aveva gli occhi così grandi come un gufo, e mi disse: Marcel. E io, che mi chiamo Marcello e non capivo niente allora, dissi: sì, sono io. E lui si mise a ridere. Poi Raul amava la Sicilia, aveva lavorato tantissimo tempo in Sicilia con tanti personaggi e amici comuni. E quindi si mise a ridere, mi disse: ma tu parli il francese? Io gli dissi: no, nemmeno una parola. Quindi, come vedi, Come me. non è necessario, insomma, essendo attori, parlare più lingue, vero? E No, 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 insomma, invece è diventato hai visto indispensabile. Io indispensabile. da allora è uno strumento, diciamo, un tool di ormai indispensabile se non si vuole rimanere dei provinciali. È vero, Bisogna è sapere così. parlare il francese e l'inglese a menadito. È vero, è Senti, come Monia, essere quasi prima di analfabeti. salutarlo, Sì, abbiamo la domanda fatidica che ci domandone. poniamo sempre con la meravigliosa Eliana. A cosa stai lavorando? A cosa stai lavorando Oh mamma mia, adesso? guarda, ho una serie di uscite che poi è Domandone. sporta. Sporce, ma non glielo dico. Quando mi ha detto Marcello: ma che cosa dobbiamo, da dove dobbiamo iniziare? Guarda, ho finito con Giampaolo Cugno un film Ok. molto molto bello che ha un titolo provvisorio, si chiama Il caso Dragon Terre. A Siracusa, In mi uscita. pare. Avete girato a Siracusa? Sì, abbiamo girato da quelle parti. Ho un film di Cosimo Gomez con Alessandro Gassman e soprattutto un altro con Aldo Baglio prodotto da Groenlandia Così, che non si chiama nulla. Una boccata d'aria che uscirà fra poco. E poi in Francia ho un film che si chiama Le Tigre et le Président con André Dussolier, che stiamo parlando di un Marlon Brando, diciamo, europeo, e Jacques Basta, Insomma, fermati. tantissimi. André Dussolier, guarda, è veramente una cosa, cioè la storia del cinema, veramente, passando Come ti meriti tutto da questo, tutti i più Marcello? grandi registi, diciamo, della Nouvelle Vague. Bene. È stato un grande onore lavorare con Te lo lui. meriti Come è tutto, stato Marcello, per davvero, noi grande anche stima. un onore Assolutamente. interpretare veramente il personaggio Ah, poi c'è nostra. la bellissima serie anche From Scratch, che è stata girata qua Beh. in Sicilia, prodotta da Netflix e dagli americani, Sì, insomma. È che così, eh. uscirà in autunno, sappiamo, tra settembre e ottobre. Esatto, Grazie con degli straordinari Marcello. colleghi, come, Eh sì, ecco, Paride, Lucia Sardo, Paride e Roberta Rigano. soprattutto, esatto. Bene. Va bene, allora Marcello, che grazie. dirvi? Grazie a voi di avermi Sei dato l'opportunità meraviglioso. di stare un attimino con voi. E Vi a noi? abbraccio e ci vediamo presto, Come no? mercoledì sera, sicuramente su Canale 5. Esattamente, Esatto, proprio bravo, questo è l'appuntamento di bravo. cui volevo proprio parlare. Grazie Marcello Mazzarella, e adesso pubblicità. Ciao! Ciao, Ciao. ciao, 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 buona giornata.